Giovanni Giordano, presidente dell'associazione Parrucuttia, che ha collaborato con i docenti e i genitori impegnati nel progetto Mettiamoci in gioco. Sì, abbiamo partecipato a questo progetto che metteva al centro il tema dell'inclusione sociale e delle tradizioni siciliane e come associazione ci siamo inseriti all'interno in maniera tale da iniziare un percorso con i genitori e con i bambini che ci vedrà impegnati lungo l'anno per organizzare una serie di attività culturali sul tema delle tradizioni siciliane, ma anche sulla valorizzazione dei luoghi all'interno del paese di Bagheria. Questo progetto è coordinato dall'insegnante Caterina Di Salvo e noi genitori ci stiamo proprio mettendo in gioco, in primis l'insegnante e poi noi genitori. Praticamente questo progetto, la prima fase riguardava la genitorialità, quindi il rapporto genitori-figli, ma anche rapporti interpersonali, quindi con tutte le altre persone. Abbiamo fatto dei test psicologici dove si metteva in evidenza il nostro carattere. Praticamente dei rapporti anche sulla discriminazione e sui pregiudizi. Il progetto praticamente è andato avanti e allargandosi anche in altri settori, come quello dell'arte. Noi abbiamo avuto la possibilità di creare delle poesie, l'insegnante ci faceva vedere delle immagini e noi attraverso queste immagini, per esempio delle mani, siamo riusciti a realizzare delle poesie con le emozioni e le sensazioni che ci trasmettevano queste immagini. Poi abbiamo fatto l'acronimo del nostro nome e cognome, abbiamo praticamente scelto degli aggettivi che ci rappresentavano e li abbiamo associati ad ogni lettera e da questo abbiamo sempre realizzato una poesia. Ci siamo attivati anche a livello culturale, nel senso che abbiamo un po' approfondito le nostre origini culturali popolari siciliane, imparando dai testi delle canzoni siciliane, come per esempio Cutili Dissi, interpretata da Rosa Balistreri. Adesso ci stiamo un po' cimentando nel ballo popolare, per esempio la pizzica è il ritmo tenuto da tamburelli proprio per poterci esercitare per un saggio finale che ci sarà, uno spettacolo finale che ci sarà il 6 maggio a Palazzo Cutò.